tempo assoluto, il record assoluto maschile 14.472. Molto veloce, si lancia, è la sua pista, esce molto bene, vediamo all'ultima curva, attenzione al tempo, sarà sicuramente un tempo interessante, vediamo. Samuele in uscita all'ultima curva 15.761, 15.761, mentre la pista è Francesco Frigo, anche lui a tema di casa, è Manzo, ci avevo Frigo scritto, e allora è Cristian Manzotti. Eccolo in uscita all'ultima curva, Cristian Manzotti, 12, 13, 14, 15, 349, resiste il tempo di Rossi. E ha subito un concorrente importante, Davide Tagliente, anche lui velocista del Bellusco. Attenzione al suo tempo, parte! Vediamo se riuscirà a scendere sotto i 15 secondi, che è un po' il muro importante per questa categoria. 14.15.156, non si riesce, se non soffio è il secondo tempo suo. Resiste il lancio dalla parte alta della curva per acquisire più velocità possibile. Fate il ritmo, fate il tempo. Sfiora la oltre l'uscita, entra nell'ultimo rettilineo. 12, 13, 14, 15, 0, 1. 15, 0, 10, per un soffio. È secondo tempo comunque. Damiano Gagliazzo, vediamolo adesso sul traguardo, parte il cronometro, il
ricordi, siamo 148 il tempo di Bossi, di Leo Bossi. 13, 14, 15, 454. Dai Fabio. 15, 454. E Fabio Montiero. Dai, il salto al miglior tempo. Anche qui il muro dei 15 secondi da abbattere per poter avvicinare o magari superare Bossi, che è l'unico fino a questo finale che è andato al di sotto. Montiero passa il traguardo, eccolo sul rettilineo opposto. Ultima curva. Dai Fabio, dai! Vediamo. 12, 13, 14, 15, 0, 87. Bene il soffio, 15, 0, 87. Andiamo all'ultima curva, vediamo il tempo. Vediamolo alla fine. 15, 7.